Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzuoli parliamo di tatuaggi. Molte persone nel corso della vita vogliono farsi un tatuaggio, ovvero un segno indelebile che rimane sul corpo. Molte persone hanno tatuaggi, molte persone sono piene, molte tipo me ne hanno uno o due al massimo. Io ne ho uno, che è questo qui, che mi sono scassato le palle di spiegare che cosa significa, però sorvoliamo. Il fatto importante ragazzi è uno soltanto: l'artista, perché fare tatuaggi è un'arte, dovrà essere in grado di disegnare bene, cioè insomma di farvi un qualche cosa che comunque vi rimarrà sul corpo per sempre, quindi deve essere bravo. E per darvi una dimostrazione pratica di quello che intendo, facciamo una prova. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ ed oggi siamo su 10 Seconds Tattoo. Non ho idea di come si giochi né di che cosa tratti il gioco, ma dal titolo io ho letto questa roba e ho detto no vabbè, geniale. Credo che lo scopo sia quello di fare un tatuaggio in 10 secondi, il che sarebbe epico. Quindi ragazzi, cimentiamoci in questa incredibile pratica. Ho aspettato una vita per fare questo tatuaggio, il tizio mi sta dicendo, perché io sono il tatuatore. E allora hai fatto proprio bene a venire da FaviJ, che ci pensa lui. Dove te lo faccio? Ah ok, già partito. Eccolo. Eccolo. Questo è il mio tatuaggio per te. Ti piace? Vai da tua moglie, vedi come sarà felice e contento. Perfetto. Ragazzi, passiamo al ma io non ho capito, posso anche aumentare la... Ok. Va bene. Ah, esatto, bellissimo. Devi essere nuovo in questo campo. Ma cosa te lo fa pensare, zio? Questo è arte. Immaginate ragazzi uno che si fa tatuare dei baffi, che se continuo di questo passo sarò io quello a farlo, perché non mi crescono. Sto aspettando questo da sempre, va bene zio, ci penso io. E adesso hai una collana da gangster finta. Yeah. Sei contento? Io avrei paura per la tua vita. Sei proprio sicuro, zio? Perché questo è un capolavoro, cioè sei tu che non capisci. Allora ragazzi, a questo punto direi di provare a imitare dei tatuaggi realmente esistenti. Questo qua è bello, è un albero con delle rondini. Proviamo a imitare questa cosa, dai, via. Ok. Bene. Perfetto. Le rondini, ho dimenticato. Lo so, zio. Se sei incazzato è perché ho dimenticato le rondini, ma te le rifaccio. Ok? Ecco le rondini. Perfetto. Adesso sei a posto. Adesso è bello, prima non lo era, però adesso è figo. Altro tatuaggio. Oh, questo sì, questo è veramente figo. Let it be. Ah, devo ricordarmi ragazzi, la cosa più importante è la scritta Let it be. Via. Madonna, che bello, è bellissimo. Let it be. No, la E, cazzo, la E. Ho dimenticato la E, vabbè dai. C'era, se non era per la E alla fine c'era. Abbiamo, ecco, Fedez, sarebbe il massimo della vita riuscire a fare questo in 10 secondi, ragazzi miei. Fedez, so che sarai fiero di me dopo questo, sono convintissimo. Let's go. Aspetta che devo cambiare colore pure, ci manca solo quello, eccolo. Bene. Perfetto, ho fatto Fedez. Questo è molto più coso dipinto, Fedez. Più o meno. Justin Bieber. Allora, Justin Bieber ha la croce sul petto e ha... va bene, devo fare questa roba in 10 secondi, va bene. La scritta non me la ricordo. Allora, 1975. Una corona e una croce, va bene, vai. Sei pronto, Justin? Let's go! Bellissima la corona, perfetto. Allora, 1, 9, 7, 5, la corona veloce. Perfetto. Justin Bieber. Ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta. È lui, è Justin. Non potevo farlo meglio di così ragazzi. Ora sei pronto per uscire, fratello. Sembra Gotye. Come si pronuncia? Non lo so. Ce la posso fare a fare quello di Mike Tyson? Più o meno. Let's go. Intanto Mike Tyson con i capelli lunghi è inguardabile. Perfetto. Benissimo, credo più o meno. È giusto Mike? È giusto? Ovviamente cercando Taylor Swift tattoo invece di trovare dei tatuaggi di Taylor Swift, ho trovato proprio Taylor Swift come tatuaggio. Allora, Taylor, punti chiave, capelli biondi, occhi azzurri. È una figa della madonna, quindi... non posso neanche fare il biondo, quindi partiamo, ma facciamo rosso. Ci avrà avuto un periodo di rosso, che ne so. Occhi azzurri ci abbiamo, manca il biondo, però vabbè dai. Ok. Perfetto, e gli occhi sono questi qua, perfetto. Il naso, tutto il resto, vai, perfetto, grandissimo. Taylor, punto chiave del biondo
è andato a mignotte, però vabbè. L'altro era degli occhi azzurri. Gli occhi azzurri ci sono, quindi quelli non si può dire niente. Terzo punto chiave è che è una figa della Madonna. E... beh, ma volendo una bottarella. Guarda com'è contento lui. Sei contento di Taylor Swift tatuata addosso? Va bene. Allo Spencer Touch Talent. Bello. Bellissimo. Proviamoci, ragazzi. I colori ce li abbiamo quasi tutti, tranne il giallo, effettivamente. Però vabbè. Vado. Olè. Che bella faccia c'ha, tipo, hey. Prova a fare il mio, ragazzi, se riesco. Non lo so, perché, oddio, mi ricordo neanche bene come è fatto. Pensate come cazzo sto messo. Devo tenere il braccio così, lo faccio con la sinistra. Lo faccio con la sinistra, sono pronto. Vai. Non so neanche arrivare al mouse con la sinistra. Bello. Beh, uguale. È proprio lui. Dai, più o meno dai. Pensavo molto peggio, giuro. Posso fare tipo uno, lo yin e lo yang, che non so. Mica, no, beh, perfetto. Il cerchio, no vabbè, ma mi è venuto da ridere quando ho fatto il cerchio. Cioè il cerchio è meraviglioso. È il cerchio più ovale che io abbia mai fatto in tutta la mia vita, perfetto. Guarda, è tutto nero. Tranne un pezzettino che abbia, oh, dai. Se lo si guarda bene, invece che lo yin e lo yang, sembra un... una papera. Cioè una papera incazzata. Non so perché. Oh yeah. Questa è la è il tatuaggio migliore che uno si potrebbe mai fare nella vita. Cioè, perfetto, ragazzi. Cioè, no, io vorrei soltanto dirvi: hai intenzione di rovinarmi la vita? Ma sei scemo? Con un tatuaggio del genere giri a petto nudo come niente, zio. Ma sei veramente stupido. Aspetta un attimo. Porca puttana, stavo facendo un Pikachu bellissimo. Beh, cioè, pensavo molto peggio. Bello, questo mi piace, cazzo. A me piacciono i ragni, quindi lo faccio molto bene. Dai, proviamoci. Ecco. Più o meno non è malissimo. Vabbè, ragazzi, direi che posso concludere qui l'episodio. È stato troppo figo. Il concept del gioco è veramente figo. Il fatto è che 10 secondi sono un po' pochi. Però va bene, cioè nel senso, se devi fare queste cose va bene. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Un bel like, lasciate un bel like anche dopo questo. Ecco. Like. Questo è il tasto del like. Perfetto. Adesso quest'uomo andrà in giro per le città del mondo a petto nudo per farmi lasciare i like sui video. Lasciate un commento, mi piace, anche la pagina di Facebook e come video sono nella descrizione. Se non siete riusciti, iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video. Ho lasciato il telecomando a casa, però posso tatuartelo. Posso tatuarti. Che sono a casa in realtà, però vabbè. Ecco. Questo è il telecomando di casa mia. Guarda, anche in 3D. Yeah, sembra un sandwich. Vabbè, ragazzi, se non siete questi iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Un prossimo tatuaggio fatto molto meglio. Beh, ragazzi, qua ho perso il pezzo dietro del telecomando e per non far cadere le pile ho messo lo scotch. Quindi, mi sono dimenticato di tatuarti lo scotch, zio. Vabbè, beh, ragazzi.